questi empi riempiono le TV. Se voi vedete questi canali cristiani di oggi, sono pieni di empi, anche di donne empie, donne mondane, donne sensuali, donne che non hanno il timore di Dio, non hanno una vita arresa sull'altare dell'Eterno, non hanno una vita crocifissa con Cristo, vivono nella carne, dicono che sono profetesse, donne di Dio, fanno programmi in TV, donne mondane, donne vanitose, sono quelle Jezabel di cui parla la Bibbia, che insegnano ai servi di Dio di fornicare. Sono donne che hanno uno spirito mondano, addirittura di adulterio, di prostituzione, perché loro si prostituiscono con il mondo. Loro praticano come negli antichi culti pagani della Grecia, praticano la prostituzione spirituale, come facevano nei templi della dea Diana, così oggi anche in certe TV, tra virgolette, evangeliche, donne che si fanno passare per pastoresse, che tra l'altro è completamente antibiblico, donne vanitose, pantaloni stretti, tutte smaltate, pittate, piene di colori, di vanità, di sensualità. E loro dicono: noi siamo le donne di fede. Ravvedetevi, voi siete empi. Non avete la saggezza di Dio. Non camminate nel timore di Dio. La vostra vita non è sottomessa ai dettami dello Spirito. Ma voi siete di quelli che avete tralasciato la via stretta per seguire la via larga. Voi siete di quelli come Paolo, alleluia, disse ai Galati, Paolo, Galati insensati, voi camminavate per lo spirito, ma siete andate a finire nella carne. Così sono costoro. Oggi il mondo, tra virgolette, evangelico, chiamiamolo mondo, perché infatti è il mondo, c'è il mondo in quel cristianesimo, il mondo evangelico, nelle TV, Parole di Vita, TBN, tutti questi programmi empi, dove non insegnano la santità, non insegnano il timore di Dio, c'è una Babilonia anche lì, apostasia. Gruppi di rock che ballano e saltano come pazzi scatenati. Donne che profetizzano, fratelli, vestite indecorosamente. Fanno le passerelle di moda nei loro programmi. E loro vogliono profetizzare e predire il futuro. Sono come gli indovini del faraone, che Gesù li sgridi. Perché tempo ama Shoa Lechea, alleluia! Io sto parlando con la sapienza di Dio. È tempo di smascherare i profeti di Baal, che non hanno il timore di Dio, ma come diceva Pietro l'Apostolo, ispirato da Gesù Cristo, parlando di questi empi, diceva: hanno gli occhi pieni di adulterio, nelle vostre agapi loro mangiano e bevono impudicamente, si sono abbandonati i piaceri della carne e adescano le anime dei semplici con il loro bel parlare. Queste TV evangeliche di oggi, TV mondane, cominciando dalla TBN, Parole di Vita, sono tutte TV dove la maggior parte dei programmi sono apostati. Per non parlare delle TV americane o ancora peggio latinoamericane o africane addirittura, pastori africani come quelli lì, T.B. Joshua o altri che c'erano prima, non lo so, che fanno i ricaccioni del Vangelo, sono i ricaccioni, i magnati, loro c'hanno le ville di lusso, c'hanno gli jet, e come si chiamano, gli jet privati, che Gesù sgridi, fratelli,
Io ho un camper del 94, non è di lusso, alleluia. Io ho un camper degli anni 90. L'importante è che vada, Dio me l'ha provveduto, alleluia. Ma io non mi comprerei mai un camper di 60.000, 70.000 euro, mai. Per me sarebbe una pazzia. Alleluia, io ho quello che Dio mi ha provveduto. E vado avanti con questo. Amen? Quanti dicono amen? Io mi accontento di avere di che vestire, di che mangiare e di che viaggiare a predicare l'Evangelo. Sono già contento. Ma chi desidera possedere, avere, guadagnare, accumulare, cade nei lacci di Satana. Oggi l'Italia brulica di questi ministeri, tra virgolette, loro chiamano, sapete, profetici, ministeri profetici. L'altro giorno mi è passato davanti su Facebook, mi sembra, uno di questi qua che sono ministeri, come si dice, profetici. Loro dicevano, avevano scritto che facevano adorazione profetica. C'era una croce di legno grande, e questo non è spirituale. E c'era la donna tutta in pantaloni attillati, tutta vanitosa, e volevano fare adorazione profetica loro. Voi vi dovete riconvertire, se mi ascoltate, perché voi mettete in cattiva luce l'Evangelo col vostro modo carnale di vivere, il vostro modo mondano di vivere. Non avete timore di Dio. Voi siete fuori legge, siete fuori dottrina. Voi siete, guardate, io vi dirò adesso cosa siete. Siete abusivi del Vangelo, siete illegali. Portate il nome di evangelici, ma non siete veri. Siete come quei abusivi. Avete mai visto i parcheggiatori abusivi che ci sono a volte nelle città? Così sono questi cosiddetti ministri. Sono predicatori abusivi. Non sono chiamati da Dio. Non hanno, alleluia, una vita sottomessa a Cristo. Non hanno una vita arresa allo Spirito. La Bibbia ne parla, fratelli. Amen.